Recep 2017, un attore che di certo non è nuovo per il settore del vending e dell'oreca, ma sicuramente per gli amici di vendingtv.it. Si chiama Matteo Paris. Matteo, benvenuto dinanzi alle telecamere e ai microfoni di vendingtv.it. Grazie, io sono Matteo Paris, sono export manager di Caffè La Messicana. Ho una precedente esperienza sempre nel settore del caffè torrefazioni italiane, e quello che voglio fare oggi è un po' introdurvi il mercato, il business di Caffè La Messicana a Piacenza. Posso dirvi che è una torrefazione storica, presente sul mercato dal 1957, e, principalmente orientata al mercato italiano. Da pochi anni è stata acquisita da un fondo di investimento Ape Assietta di Milano. È un fondo totalmente italiano. Assolutamente italiano. E l'obiettivo ovviamente è quello di far crescere l'azienda e valorizzarla. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo innanzitutto rifatto il logo, come poi potrete vedere sul packaging, di Messicana, che è assolutamente orientato al mercato italiano. E abbiamo introdotto un nuovo brand che è Città d'Italia Caffè. Ho vissuto in primis questa introduzione del brand nel 2015, fine 2015, inizio del 2016, e devo dire che in pochi mesi abbiamo ottenuto dei risultati concreti e di successo. Entrambi i brand sono orientati soprattutto al canale Horeca, e Città d'Italia ovviamente per l'estero. In questo momento è presente in quasi 30 paesi in tutto il mondo. In quanti mesi di lavoro? In meno di un anno, quindi il 16 novembre del 2015 è arrivata la prima bobina Città d'Italia in Messicana, quindi posso dire che strepitoso, ecco, possiamo dirlo. Strepitoso, devo dire che è stato strepitoso, e anche il successo che hanno riscontrato i miei distributori, i potenziali distributori, legandolo all'italianità del prodotto. Ma voi vi distinguete per una caratteristica, anzi due per l'esattezza, perché? Beh, sicuramente abbiamo una novità, è quella di aver introdotto il biologico tra i nostri prodotti dopo aver ottenuto una certificazione sudata e in poco tempo. E ovviamente abbiamo anche recentemente acquisito la certificazione ISO aggiornata alle leggi del 2015, che non è da poco. Matteo, quanto lavoro fate? Troppo, 25 ore al giorno. Io dicevo 36, stavo per dire 36 ore al giorno. Siamo più umili, lavoriamo solo 25 ore al giorno e la notte pensiamo. Ma non finisce qui, è vero. Abbiamo introdotto da poco due nuovi prodottini studiati ad hoc per due mercati differenti. E uno è assolutamente la macchina per il mercato OCS, una macchina completamente made in Italy, sviluppata ad hoc per noi con un sistema in esclusiva, con una serie di miscele dedicate e con dei prodotti che possono essere integrativi come il ginseng, l'orzo e il tè al limone. Una macchina che sta riscontrando molto successo in Italia, abbiamo raggiunto le 2-3 mila unità in pochi mesi in Italia, la stiamo ora lanciando all'estero, differenziando il brand Messicana e Città d'Italia, e non meno importante il lancio nel canale Horeca di una macchina dedicata con un sistema esclusivo che state guardando proprio in questo momento e sviluppata per noi da Electra. Ne approfittiamo adesso per farvi assaggiare un buonissimo caffè. E noi ne approfittiamo per finalmente riuscire a prenderne uno, perché stiamo saltellando qui e lì per i padiglioni di Fiera Rimini. Posso garantirvi che sono tanti, tanti, ma proprio tanti chilometri fatti andando su e giù per i corridoi di questa fiera, e ogni tanto riusciamo a mettere qualcosa sotto i denti o magari a prendere un caffè. È il caso finalmente di riuscire a prendere un buon caffè, La Messicana, Città d'Italia. Quale ci offri, l'uno o l'altro? Città d'Italia preferirei, sai, sono da export manager, posso offrirti un buon Città d'Italia. Noi lo accettiamo con tantissimo piacere. Matteo, saluta pure gli amici di vendingtv.it. Ciao a tutti e grazie dell'opportunità che mi avete dato per farmi conoscere. Parleremo ancora di te.
Assolutamente sì. E naturalmente parleremo di Città d'Italia e della torrefazione La Messicana. Noi andiamo a prendere il caffè gentilmente offerto da Matteo Pares, che è il responsabile export della torrefazione La Messicana. Voi non andate via, perché tra poco arriva qualche altra novità documentata attraverso telecamera e microfono.